Oggi parlo da direttore del servizio polizia stradale, mi chiamo Vittorio Rizzi e sono il direttore del servizio polizia stradale. Intanto voglio presentarvi chi è intorno a questo tavolo. Io poi non sono nemmeno abituato a fare le sedute, le conferenze stampa, quindi sono un po' non in un ambiente naturale. Allora, intanto il comandante della polizia stradale per la regione Lazio, che è il dottor Stefano Bastreghi, dirigente superiore che e alla mia destra. Dopodiché abbiamo per il servizio il capo dell'investigativa del servizio polizia stradale, che è il dottor Vincenzo Di Gregorio, Tizio Vitelli, che è del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per ANIA, che è l'associazione delle compagnie assicurative, il direttore generale dottor Dario Focarelli, e poi abbiamo per ACI, che invece gestisce, sapete che in Italia i veicoli e i soggetti vengono gestiti da due archivi, quello della motorizzazione civile e quelli dal PRA, del pubblico registro automobilistico, dall'ACI, e abbiamo il capo delle relazioni esterne, corretto, Annalisa Sautullo, dell'ACI. L'operazione l'abbiamo chiamata Ghost Car e mai nome è stato più corretto, mai nome è stato più emblematico, in quanto parliamo di autovetture fantasma. Ed è anche interessante, passiamo alla slide successiva, vedere come sono state individuate queste autovetture fantasma. Io da vecchio mobiliere facevo le indagini e scoprivo che nella stragrande maggioranza dei reati le autovetture utilizzate per commettere i reati non erano riconducibili a soggetti realmente, ai reali intestatari, ma a soggetti fittiziamente intestatari dei veicoli che si erano prestati a dare il loro nome per l'intestazione fittizia. Non essendoci una norma ad hoc che puniva l'intestazione fittizia del veicolo, si procedeva con lo strumento, che non vi voglio annoiare, del sequestro preventivo, cioè si sequestrava quest'auto per evitare che potessero essere commessi ulteriori reati qualora la macchina fosse rimasta nella disponibilità di quei soggetti o della criminalità. È nata nel 2010 questa norma, il 94 bis, fortemente voluta dalla Polizia Stradale, e soltanto nel 2012 ci sono stati i primi decreti attuativi, per cui soltanto da pochissimo tempo è stato possibile applicarla. Come Polizia Stradale abbiamo messo insieme la forza della Polizia Stradale, che sono 12.000 uomini che operano in tutta Italia presso i 19 compartimenti hanno delle squadre di polizia giudiziaria, per attaccare insieme il mondo delle intestazioni fittizie. E lo abbiamo fatto chiedendo i dati alla motorizzazione civile per quanto riguardava i soggetti che avevano più di 50 veicoli a loro intestati. Analoga richiesta abbiamo fatto al PRA, cioè siamo partiti da più di 50 intestatari come elemento indicativo di sospetto di possibile infestazione fittizia. Un elemento indiziario lo abbiamo raccolto dall'ANIA, dall'Associazione delle Imprese Assicuratrici, per quanto riguarda la copertura assicurativa, perché la mancata copertura assicurativa poteva essere un elemento indiziario. Quante sono i veicoli in circolazione che risultano a gruppi almeno 50 intestati ad un solo soggetto? 151.000. E dove circolano? Circolano in Campania, Sicilia, Lombardia, Puglia, Emilia Romagna, Lazio. Vediamo queste slide, vi consentono di vedere le percentuali. Vedete che per esempio quasi il 20% di queste 150.000 macchine circolano in Campania. In Sicilia è il 12,9%, in Lombardia il 12,8% e così via. Non mi soffermo perché tanto poi ve le do e ve le potete leggere. I soggetti hanno una distribuzione che vede innanzitutto la Campania, la Sicilia, la Lombardia, la Puglia e l'Emilia Romagna. Ora invece questa slide riguarda i 10.000, non più i 150.000, ma i 10.000, cioè quelli ai quali è stata chiesta la radiazione. E qui viene fuori un dato anche curioso, per esempio il profilo dell'intestatario è nel 29% del Veneto,
nel 17% un campano, nel 15% un piemontese, nel 10% un siciliano, nell'8% un lombardo, attenzione, residente, non necessariamente nativo in quella regione. Mentre i veicoli circolano prevalentemente in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Campania e Abruzzo. L'incrocio di questi dati porterà ai 10.000 nostri sospetti per i quali è stata fatta istruttoria, contestazione e richiesta di cancellazione. Non so se sono chiaro nei passaggi, ma che 151.000 sia un numero dal quale si può pescare molto di più, lo si ricava da un dato estremamente allarmante, che questo sì vi prego di prendere nota, che ben 43.000 veicoli non risultano, complessivamente 16.212 veicoli non risultano presenti nell'archivio ANIA, 43.000 non sono assicurati, 497 non sono censiti. Questo vuol dire che il 71% di quei 150.000 veicoli non sono coperti da copertura assicurativa. Goscar vuol dire anche non pagare le contravvenzioni, poter andare a 200 all'ora in autostrada, commettere reati e risultare inesistenti, invisibili nel momento in cui si va a cercare l'autore attraverso una targa. Significa non pagare il pedaggio autostradale. Pensate che le nostre Goscar incidono, per quanto riguarda i veicoli, sul 22% dei mancati pagamenti e il 28% dei soggetti tra i mancati pagatori. Tenete presente che solo Autostrade per l'Italia ha avuto 4 milioni di euro di mancati pagamenti, che sono soldi che per il 50% vanno all'erario. Quindi il mancato pagamento del casello significa non pagare il 50% di contributi all'erario. Come si è arrivati a questo risultato? Col lavoro sinergico e congiunto di polizia stradale, motorizzazione civile, attraverso il PRAI, quindi l'ACI, attraverso l'ANIA, che ci dà sempre un aiuto sia come ANIA sia come fondazione, qui presente anche il vicepresidente della fondazione, e attraverso LUCI, che è questo ufficio che riguarda invece i sinistri che sono commessi all'estero. 10.000 sono le intestazioni, 10.892, se abbiamo numeri così alti che 892, che in un'operazione di polizia giudiziaria sarebbe un risultato clamoroso, neanche l'abbiamo citato. 10.892. E 4.079 sono quelli che abbiamo invece fatto in operazioni di polizia giudiziaria e sequestro come polizia stradale, quindi il dato ad oggi è 15.286 veicoli fantasmi che, grazie al lavoro della polizia stradale, oggi non circolano più. Quelli che continuano a circolare, nel momento in cui saranno fermati da qualsivoglia pattuglia, dai vigili della polizia locale ai carabinieri, polizia, guardia di finanza, verranno sequestrati e verrà comminata una sanzione amministrativa a chi verrà trovato alla guida di quel veicolo. I veicoli a lui intestati sono stati coinvolti in variati tipi di reati, in sequestri relativi agli stupefacenti, hanno determinato incidenti stradali, sono stati trovati sul luogo dei sinistri abbandonati. Oppure abbiamo un cittadino italiano, VDA dell'80, pluripregiudicato, lo abbiamo definito, è stato definito nel passato il re dei prestanome, in quanto costui si era intestato 1.286 veicoli, per cui un dato veramente impressionante. Anche i suoi veicoli, lui è attualmente detenuto ed è recluso a Porto Azzurro, deve fare 4 anni, e anche i suoi veicoli erano ovviamente sempre stati ritrovati o coinvolti in operazioni importanti di polizia giudiziaria. Andiamo ancora avanti, un italiano dell'82, costui riusciva, intestandosi lui fittiziamente le autovetture, a praticamente eludere il pagamento dell'IPT, e abbiamo stimato tra i 150 e i 200.000 euro di evasione dell'IPT. Poi abbiamo, questa slide io la trovo un po' di cattivo gusto, però abbiamo tutti i soggetti deceduti che sono risultati intestatari di più di 50 veicoli e che sono una popolazione, come può
potete vedere, cioè pensate quanti veicoli risultano intestati e pluriintestati a soggetti che sono da tempo deceduti, e questo è corredato spesso anche da una serie di altri reati, cioè falsi reati di falso che vengono commessi nel momento in cui ci si presenta con la documentazione di una persona deceduta. Abbiamo poi tutto il mondo dei nomadi, nomadi maschi e nomadi femmine che si intestano questi veicoli, e poi abbiamo ancora il mondo della criminalità. E abbiamo per esempio in questo caso, è un caso che è rimasto nelle cronache abbastanza famoso, di quel furto che era stato commesso e i ladri si erano presentati sulla scena a fare questo furto a bordo di un'auto fittiziamente intestata, e poi avevano provocato la morte di tre giovani che viaggiavano a bordo di una BMW. Il tutto accade, se ricordo bene, nel 2010 a Torino, e determina, viene coinvolto anche il pullman del Torino Calcio in quell'occasione, una cosa che molta pubblicità sugli organi di stampa. Ma ancora, abbiamo addirittura una società creata ad hoc nel napoletano a Bolla per potersi fittiziamente intestare i veicoli e poi esportarli all'estero, e lo faceva per esempio per i veicoli soggetti a confisca. Quindi per sottrarli alla confisca li esportava all'estero, e venivano poi commercializzati i veicoli che dovevano essere sottoposti a confisca in Italia, venivano commercializzati all'estero. Ma le storie non finiscono qua, oltre quelle che vedete qua ne abbiamo tante altre. Abbiamo per esempio un soggetto, un napoletano, che è intestatario di 38 veicoli e che vive in provincia di Udine, ma che si è intestato come residente a Udine, ma in realtà è un soggetto napoletano, che è legato non alla criminalità comune ma alla grande criminalità organizzata, è proprio imparentato con un grosso boss della Camorra. Abbiamo il nullafacente, il barbone, il senza fissa dimora, quello con disagi psicologici. Abbiamo un quadro umano estremamente variegato che però ha un comune denominatore: il fatto di fare questo a volte per veramente due lire, veramente pochissimi soldi, e per rendere invece, a fronte di un piccolo guadagno economico per sé, un grandissimo favore alla criminalità organizzata, consentendo quindi di creare un universo che noi abbiamo chiamato Ghost Card. Qual è il profilo dell'intestatario fittizio? E l'intestatario fittizio è per il 40%, lo possiamo ricondurre a piccoli pregiudicati, criminalità comune, e il 30% a cittadini nordafricani, il 25% all'est di Europa, solo il 5% alla vera e propria criminalità organizzata. Ma questo è normale, non ci si sporca le mani intestandosi il veicolo e quindi rendendolo immediatamente riconducibile alla criminalità organizzata. Meglio un senza fissa dimora che allontana da me il sospetto. Siamo arrivati a questa operazione conoscendo i dati di motorizzazione civile e del pubblico registro automobilistico dell'ANIA, e con i dati dell'ANIA delle imprese assicuratrici per quanto riguarda le coperture assicurative. L'insieme di questi dati è stato oggetto di un lavoro complesso di intelligence fatto dagli investigatori della polizia stradale, che ha portato oggi a questo risultato straordinario della prima volta che in Italia, nel 1994, sul codice della strada, lo fa la polizia stradale, che è la sua materia di competenza, e chiede e ottiene la cancellazione di oltre 10.000 vettori. Quanti sono quelli che domandano? Allora, il dato non è censibile, nel senso che noi siamo arrivati a individuare questo dato dopo un complesso di studio, è probabile che ce ne sia un piano, ed è per questo che l'esenzione della polizia stradale continueranno a lavorare per scremare da questo contenitore dei 150.000 veicoli sospetti, per vedere se oltre a questi 10.000 ce ne sono ancora altri.